Essere viola in mezzo a tante mucche marroni. È questo lo spirito della Mucca Viola, corso di tecnico dell'attività di marketing organizzato dalla cooperativa Zefiro, che ha formato 12 professionisti in grado di rileggere i settori produttivi del territorio e promuoverli in modo innovativo attraverso il web, i new media e i social network. L'idea della Mucca Viola nasce non soltanto come una reattività ad un bando di formazione professionale, ma come la ricerca che attraverso il partenariato come Zefiro, come agenzie formative legate al mondo del commercio abbiamo fatto rispetto ai fabbisogni del territorio, soprattutto su alcune figure di un marketing che sta evolvendo e che sta cambiando. Oramai il marketing tradizionale è superato, le famose 4P del marketing non esistevano più, ci voleva la quinta P, che in inglese Purple è la mucca viola, quindi è stata un po' una citazione di Seth Godin, uno dei guru del marketing, e l'idea era quella di passare proprio dalla concezione soltanto e dal punto di vista dei prodotti e dei servizi a una concezione che partisse proprio dai bisogni degli utenti, dei clienti e che impostasse quindi una comunicazione non convenzionale ed esperienziale di quella che sono i prodotti e i servizi che il territorio offre, quindi un pensiero locale in un'azione globale. Come evento finale del corso è stato presentato questa mattina in un incontro di formazione gratuita nella sede di Confcommercio, alla presenza di esperti nazionali e delle istituzioni del territorio, il Project Work svolto per la manifestazione Esco dal Desco a tavola con l'olio d'oliva, gestita da Confesercenti e Confcommercio, con l'obiettivo di promuovere il brand Lucca in Italia e all'estero. Allora, è un progetto molto interessante per il rapporto che ha col sistema delle imprese e l'abbiamo sostenuto fin dall'inizio perché il tema del marketing turistico e del marketing territoriale sono temi strategici per le nostre attività del comparto, e fra l'altro è stato sviluppato anche in maniera sinergica con le agenzie formative e le imprese, per cui una delle azioni del progetto è stato un project work finale in cui c'è stata una collaborazione con le nostre associazioni, con Commercio e Confesercenti in relazione al progetto Vetrina Toscana a Tavola, e quindi gli allievi hanno fatto una collaborazione attiva per la promozione in chiave marketing anche dei progetti dell'enogastronomia lucchese.